Quindi, se ho capito bene, vorresti aprire un cineforum extra lavorativo? Esattamente. Come le dicevo, ritengo che aiuterebbe molto il morale dei dipendenti. D'accordo, si può fare, ma l'attività non si finanzierà da sola, quindi dovrai fare una scelta. Ovvero? È semplice, la tua attività viene avviata, ma il tuo stipendio è diminuito. Oppure le cose restano tali e non subirai alcuna riduzione. A te la scelta. Pressioni, decisioni, limitazioni. C'è sempre qualcosa che ci vincola, indipendentemente da che cosa vogliamo fare. Che stress. È sempre così col lavoro, mangia tempo, tanto tempo e nemmeno ce ne accorgiamo. Se solo ci fosse un modo per bilanciare il tutto, un modo per far coesistere passioni e vita privata con ritmi sfrenati e l'angoscia del lavoro. Un modo per... Scusi, sta bene? Sì, sono in ritardo per il meeting. Proprio quello che intendevo. Ma dimmi, sinceramente, secondo te vale la pena davvero di investire in questa attività ricreativa? Certamente vale la pena. Tutta l'arte non è mai un investimento umano. Allora mi dica un beneficio concreto che potrebbe avere questo tipo di arte nell'ambito lavorativo. Un beneficio. Beh, come i murales ad esempio. Certo, non tutti spiccano di splendore, però arricchiscono muri vuoti. Danno vitalità agli ambienti asettici. E alla monotonia di tutti i giorni. Caricando di valore lo spazio da esso occupato. Eppure esiste chi è in grado di vivere con e per la propria passione, fino in fondo. Se non sbaglio, lei è una famiglia, vero? Esattamente, sì. Ecco, quindi ha una certa responsabilità riguardo questa scelta, monetariamente parlando. Però ha ragione. Devo pensare anche alla mia famiglia. Non posso permettermi di metterli in secondo piano. Quei soldi ci servono, è innegabile. Per quanto tu possa odiarli e contestarli, senza di essi non puoi far nulla, né per te né per gli altri. Fai sempre queste stronzate senza dirmi niente. Non ne posso più. Ma perché incazzarsi in questa maniera? E Perché hai delle responsabilità verso di noi come coppia e come famiglia. lo sto facendo, mi sembra. No, non mi sembra. A malapena arriviamo a fine mese e tu pensi bene di spendere i nostri risparmi per farti una gita culturale? Ma ti sembra? Ma dai, amore, lo sai che ci tengo. No, dove vai? Forse devo veramente considerare l'idea di rinunciare al cineforum. E questo è un cinema. Forse qui posso trovare delle risposte. Dai, piccola, no, parliamo un attimo. No, non puoi fare lasciarmi così adesso. Ma parliamo. Pronto? Thank you.
Quindi è questo il potere dell'arte. Ma il denaro è denaro. Non mi fraintenda, è che è difficile che queste due cose possano coesistere nella vita di una persona. Perciò bisogna fare delle scelte. Forse la scelta è solo un'illusione creata e posta tra chi ha potere e chi non ne ha. Perché, come senti, due cose così diverse, in fondo, potrebbero coesistere. Allora, hai fatto la tua scelta?